Dottoressa Peppina Molinaro, primario dell'ospedale di Lamezia Terme nel reparto di oncologia, siamo qui a Soveria per questo importante convegno su estetica oncologica. Buonasera a tutti, grazie. Sì, oggi l'8 marzo abbiamo festeggiato in un modo completamente diverso la giornata della donna. Si è svolto qui oggi, organizzato dalla FIDAP, questo convegno sulle problematiche del paziente oncologico, visto nella sua interezza e visto dal punto di vista anche estetico. Cioè, abbiamo trattato tutte le problematiche che sono connesse ai trattamenti oncologici per cercare di dare un aiuto a queste persone in un modo diverso e curare il malato non come malato ma come persona in tutta la sua interezza. Abbiamo avuto degli ottimi relatori e abbiamo parlato di chirurgia, di medicina estetica, di trattamenti per i vari effetti collaterali dei farmaci, facendo capire come si può migliorare la vita di queste persone e cercare di fare in modo che possano proseguire le cure oncologiche senza pagare un caro prezzo per tutti gli effetti collaterali che vanno ad affrontare ogni giorno. Quindi un aiuto in più per questi pazienti che possano stare meglio, prendere coscienza delle proprie difficoltà e cercare di sopportare tutte quelle cose connesse ai trattamenti più o meno pesanti che affrontano ogni giorno. Quindi un'iniziativa lodevole della FIDAPA e abbiamo trattato tutti questi argomenti con delle persone molto qualificate e ognuno di noi ha dato il suo contributo e ha portato la propria esperienza in tale settore. Nel suo intervento ha parlato del suo reparto dove ogni giorno vivete a stretto contatto con questa malattia. Purtroppo noi ci occupiamo di tanti pazienti, io in modo particolare sono 30 anni che mi occupo in modo più specifico anche dei trattamenti e dei tumori che riguardano la sfera femminile. Ogni giorno vediamo molti pazienti, sono sempre pazienti più giovani che affrontano la malattia, pazienti che fanno anni di cure, perché adesso le cure sono anche cambiate e quindi sottopongono a questi trattamenti a volte per tanto tempo. È vero che le malattie sono in incremento, le malattie oncologiche, però oggi noi parliamo anche di cronicizzazione di malattia e quindi trattamenti prolungati gravati anche da tossicità. Ecco perché bisogna prendersi cura del paziente, io ho detto nella sua interezza, perché bisogna curare la persona in tutte le sue necessità e in tutti i suoi aspetti. Quindi se noi facciamo di meno i chemioterapisti e di più gli oncologi, possiamo prenderci appunto cura delle persone e aiutarli nel migliore dei modi, rendere queste persone con un po' di amore per se stessi, vedere la vita con più speranza e stare decisamente meglio, fare in modo che queste persone possano trovare la loro immagine che a volte perdono con i trattamenti, con gli interventi chirurgici e provare a ritrovarsi come prima, affrontare la malattia che ha un decorso, che ha anche un dopo. Il paziente che ha subito dei trattamenti oncologici non sarà mai come prima, ecco perché bisogna aiutarlo in tutto questo suo percorso, fare in modo che possa essere integrato nel lavoro, avere il benessere fisico, psichico, in famiglia e per sempre.